Se vuoi raccontare agli spettatori di Models TV un po' il mood della collezione, un po' i nuovi capi e le novità. Allora, sono partito dall'idea di rappresentare il marchio per i suoi 120 anni. Questo è l'anniversario del brand, quindi di fatto non potevo scindere dal non rappresentare il marchio nei suoi colori. La collezione si sviluppa intorno ai colori che compongono il check, quindi il bordeaux, il cammello, il nero e una nota di verde che credo sia il colore di tendenza per la prossima stagione. Per me è importantissima la maglieria, ne vedrete in modo copioso in tutta la sfilata, alterata, le mantelle, le maglie escono fuori dalle giacche, cioè la maglieria è davvero determinante in questa collezione. I tessuti sono, ci sono una serie di tessuti inglesi, molto secchi, molto ruvidi, molto brit, più un cashmere verde doppiato in neoprene, per togliere al cashmere quel sapore classico e morbido che ha per sua natura, ma renderlo un pochino più tecnico, forse un po' più rock, più strong. Ok, e l'uomo dell'inverno 2014? Strettissimo, pantaloni stretti ma giacche strette, molto piccolo, sottotaglia quasi, pantaloni da equitazione, capi iconici del guardaroba maschile non necessariamente inglese, parlo anche per i miei più autorevoli colleghi, però tutti i capi della storia alterati con dei capi invece più di oggi. Insomma. E invece il capo a cui è più affezionato di questa collezione? Non è un capo ma è una serie di capi, tutto quello che è maglieria. Per quale motivo? Perché la maglieria è il futuro dell'abbigliamento secondo me, per la sua utilità, per la sua praticità, per il suo essere maschile e femminile allo stesso tempo, per essere calda ma oggi è diventata anche elegante, ha perso il suo concetto di sport, la maglieria oggi rappresenta per me l'eleganza. Ciao Models TV, ciao!